Mister, possiamo dire che quando non la puoi vincere è meglio anche non perderla in questa situazione, una partita però diciamo in cui è mancato forse solo il guizzo, la rivestata, quella traversa di caldore, ma la rivestata che ha atteso secondo il mio parere un poco troppo per iniziare a giocare, solo nel secondo tempo abbiamo visto qualcosa di più determinato lì davanti. Sì, il primo tempo eravamo lunghi, la partita era stata preparata in un altro modo, però ci sta e quindi qualche distanza, poi nel momento in cui andavamo in possesso palla sbagliavamo e quindi là vado a citare un allenatore che dice bisogna passare la palla con il giocatore che ha lo stesso colore della maglia. Però nel secondo tempo ho visto una squadra che ha cercato di vincere la partita. Ci siamo andati vicino 5-6 volte e quindi mi prendo quello, mi prendo la continuità del risultato, quella voglia di, nel momento in cui stavamo soffrendo, poi quella voglia di prendere la partita. Ho cercato anche di poter cambiare in corsa sistema di gioco, però siamo entrati con un altro piglio e quindi ci è mancato il secondo tempo il gol. Siamo andati vicini. È una partita che si può anche perdere, però ho fatto i complimenti ai ragazzi perché non era facile. Quando dico che non bisogna guardare le classifiche, perché dopo quattro partite, oggi è la quinta, la classifica lascia il tempo che trova, la Viterbese è una squadra forte. E quindi siamo stati bravi a tenere il campo. Primo tempo ci siamo disuniti, però poi con due o tre correzioni nel secondo tempo i ragazzi hanno fatto una buona prestazione, poi siete in gira, però va bene così. Gioacchino Roberto Di Maio, Megapress. Ecco, mister, buonasera. Buonasera. Anticipava già le poc'anzi. Come si spiega questa distanza tra le parti, soprattutto nel primo tempo, forse la prima ora di gioco? Merito della Viterbese o forse, contrariamente alle partite precedenti, anche qualche demerito da parte delle ragazze? L'abbiamo sbagliato come atteggiamento, dovevamo attaccare un po' più avanti e quindi non è facile poi correggere dal campo, quindi nonostante le correzioni e i richiami c'erano, ma ci stanno queste partite, ci stanno queste partite, poi in settimana le andremo ad analizzare. Eravamo troppo attendisti, scollegati, quando andavamo a prenderli andavamo solo con 3-4 giocatori, non andavamo con blocco squadra. Però, torno a ripetere, non era facile e andiamo avanti, come ho detto ai ragazzi nello spogliatoio, andiamo a vedere dove abbiamo sbagliato, lo so, quindi ho le idee chiare, non c'è bisogno di rivederla la partita, ho le idee chiare, però poi sono contento di chi è subentrato, Bentivegna, lo stesso Della Pietra, Guarracino, Realmente mi scacca, quindi sono ragazzi che partono dall'inizio o subentrano, veramente si è creato una bella atmosfera, un bel gruppo, quindi al di là di chi gioca la Juve Stabia e questo a me è tanta roba, questo spirito di appartenenza. Scacca Barozzi per me in queste quattro partite è stato il migliore in campo, poi tanti qualcuno ci si è innamorato, io mi sono innamorato di mia moglie, non sono innamorato, perché io vedo gli allenamenti, io vedo gli allenamenti, poi magari mio zio che non vede gli allenamenti, lui parla, però lui non li vede gli allenamenti e quindi e oggi Scacca Barozzi è andato in panchina. Ha giocato un altro giocatore che aveva la maglia della Juve Stabia addosso. Ecco, questo ci tengo a precisare. Gaetano D'Onofrio del Mattino. Ciao, Gaetano. Però l'impressione, guardandola, più stanco o il volto un po' più crucciato rispetto al solito? C'è qualcosa che si porta dentro che magari martedì si randella? No, no, no. Noi dobbiamo vedere la partita nell'interezza, no? Poi è logico, come ho detto ai ragazzi, nello spogliatoio, se quell'incrocio di caldore andava dentro, quindi bravi e quindi non c'erano gli errori. No, gli errori c'erano anche se si fosse vinto, si sperava nella vittoria. Ecco. E quindi noi abbiamo un patto con i ragazzi che se va a correggere delle situazioni, anche laddove non prendi gol, anche laddove non fai gol, no? Perché vinci la partita e poi mettiamo
come si dice, la polvere sotto il tappeto, no, non funziona così, quindi noi andiamo anche in una partita nel primo tempo non giocata bene, l'andiamo ad analizzare, però sarebbe troppo facile, vinci ed è tutto ok, non è così, e quindi ti rimane l'amaro in bocca perché negli ultimi 20-25 minuti abbiamo avuto, se non erro, 5 occasioni da gol, con Bentivegna un paio di volte, con lo stesso Denis, Tonucci un colpo di testa, l'incrocio, il tiro di Mignanelli, qualche situazione dentro l'area, magari vinci qualche rimpallo. Adesso i ragazzi hanno 2 giorni di recupero perché 19 giorni, ogni giorno gli ho chiesto di allenarsi, è giusto che sia. Così ripartiamo da martedì e siccome il gesto non è stato visto, mi dicevi di randellarli, no, assolutamente. Sono uno autoesigente, prima nei miei confronti e poi nei confronti dei ragazzi, però poi c'è da dire che sempre uno può vincere. Oggi mi hanno detto che ci sono stati anche dei risultati, no? Quindi il campionato è tosto, quindi bisogna pensarla domenica dopo domenica. Oggi che siamo i primi 2 mesi ci sono gli errori e quindi andremo a correggere, fermo restando che il calcio è situazionale, quindi l'errore c'è sempre. Tiziano Valle Metropolis. Stiamo chiedendo un parere. Ciao Tiziano. Perché l'impressione è che sia un calciatore che ha delle doti tecniche importanti, forse anche superiori a quelle che sono la media di questa categoria. Però in questo momento sta facendo un lavoro diverso, sta lottando tanto. È uno dei suoi obiettivi quello di mettere in condizione Pandolfi di esprimersi al meglio, cioè di esprimere al meglio quelle che invece sono le sue qualità tecniche? Allora, noi abbiamo dei ragazzi con determinate caratteristiche, li vado a snocciolare. Bentivegna, Guaracino, D'Agostino, Silipo, che gli piace giocare con la linea dietro la schiena. E quindi fanno un po' più fatica a venire a giocare, a fare il sottopunta. Allora là ci deve arrivare con la mezzala a sostegno della prima punta. Per quanto riguarda Luca, sono contento, perché lui adesso in queste 5 partite, oggi non credo, ma nelle altre 4 poteva aver fatto già 4-5 gol, per dire. E quindi stiamo lavorando anche per non tenerlo isolato, proprio perché cioè abbiamo gli attaccanti da piede opposto che devono venire a giocare dentro a campo a fare il sottopunta, però fai fatica a dei ragazzi pronti via a cambiarli, come diceva mio nonno, i connotati, perché gli piace giocare con palla sui piedi, con la linea dietro la schiena e poi puntarti l'uomo. Ci stiamo arrivando, ecco. Per il secondo tempo volevo passare dopo 10 minuti, un quarto d'ora in un 4-2-3-1 e mettere un sottopunta, però ho visto che la squadra poi stava reagendo bene e quindi sono rimasto così. Era bravo poi Scaccabarozza andarli a giocare alle spalle, che quello lo sa far bene, quindi abbiamo trovato più equilibrio e siamo stati anche più incisivi. Raffaele Rizzo, Corriere dello Sport. Buonasera mister. Ciao Raffaele. Volevo chiedere come ha visto l'avanzamento di Ricci nel primo tempo, insomma se è un qualcosa che potremmo vedere e se è d'accordo con il fatto che forse il ruolo da equilibratore che da di solito Scaccabarozzi forse nel primo tempo può essere un po' mancato, quel ruolo di giochi su tutta la fascia che a cui ci ha abituato. Allora Ricci ha fatto una buona partita come l'aveva fatto domenica scorsa con Monopoli. C'è stata qualche situazione di non facile lettura, anzi di facile lettura, però quando sei in campo delle volte mi rendo conto che non è facile. Il primo tempo sulla parte sinistra tra Mignanelli, Altobelli e Ricci, quindi dovevamo stare un po' più dentro e magari l'ampiezza ogni tanto la poteva prendere, perché no, anche la mezzala. Non mi ricordo la seconda, perché inizia a essere... No, ma 300 campisti, sai, io ho 600 campisti, 7, e quindi Scacca l'ho utilizzato delle volte per dare equilibrio lì davanti, però poi devi far giocare qua i giovani, noi sappiamo che i giovani meritano di giocare, però poi devi andare a fare, paradossalmente, prima i 3-4 under, e poi gli altri, ma meritano di giocare giovani, perché noi abbiamo dei giovani interessanti. E quindi Scacca
è una garanzia, ecco, è, come tutti, è affidabile, quindi il ragazzo che va sempre a 2000 all'ora, quindi oggi non ha fatto una piega quando ho detto la formazione, ma perché è giusto così. Giuseppe Amato, il resto del calcio. Sì, ciao Giuseppe. Nel primo tempo forse Gerbo da mezzala poteva accompagnare un po' in più, e poi nella ripresa abbiamo visto che è cambiato qualcosa proprio da questo punto di vista, venivano riempiti di più gli spazi e veniva anche cambiato di più il gioco, cosa che è avvenuta poco nel primo tempo. Infatti i traversoni Gerbo per Silipo, Silipo cambiato di nuovo sull'altro versante, hanno messo in grandissima difficoltà la difesa. Sì, poi ho fatto il giocatore, non è mai facile poi in campo quando siamo stati lenti, leziosi nel girare la palla quando eravamo in possesso, ecco. Poi il secondo tempo siamo stati bravi a farlo e ti dirò, mi sono divertito, eh. Poi il gol non è venuto, però ragazzi, non credo che la Viterbese il secondo tempo abbia fatto un tiro in porta, qualche traversone, però ragazzi hanno alzato l'intensità e non è facile vedere una squadra con intensità. Poi devo dire la verità, poi quando ti sospinge la curva, no? Che ti dà quella forza anche in più, e questo ci tenevo a sottolinearlo, perché come sempre abbiamo detto, nella sconfitta, nella vittoria è un gruppo unico, e quindi ci tenevo a sottolinearlo. Ultime due cortesemente, Davide Soccavo, Sabbia Chandler. Ciao Davide. Tornando alla partita, sicuramente l'equilibrio ha fatto da padrone, la Viterbese è messa in campo, ma bisogna dire che anche questa volta la Viterbese ha saputo dimostrare un ottimo controllo del pallone, specialmente nel secondo tempo, che non è mai un aspetto da sottovalutare, ma quanto di vero c'è in questo risultato finale? Ma se vedo le ultime 6-7 occasioni ti rimane l'amaro in bocca, quel famoso centimetro, no? Hanno fatto un film, magari andava la palla, io avevo detto ai ragazzi che il loro portiere soffriva di tiro all'incrocio, noi mentre abbiamo preso l'incrocio, no? Non ci siamo capiti, mentre l'amarezza c'è, però noi dobbiamo essere bravi, realisti e andare anche oltre il risultato, e quindi sono contento perché c'è stata continuità di risultato. Se vai a vedere, sono 3 partite che i ragazzi, no? E quindi questa roba qua ci fortifica, il campionato è lungo, ma noi siamo tosti e quindi i ragazzi battagliano su ogni pallone, quindi di questo sono contento. Ultima, Natale Giusti. Buonasera, amici. Ciao Natale. Volevo chiederle, squadre come questa Viterbese che abbiamo visto questa sera, molto fisiche, atte a fare molta densità in mezzo al campo, ne vedremo parecchie al Menti, spesso anche a difendere nel secondo tempo con 8-9 uomini dietro la linea della palla. Cosa deve fare la Juve Stadio in più rispetto a questa sera per vincere queste cosiddette partite sporche come lo è stata quella di questa sera? Oggi Natale ci è mancato quel pizzico, quel pizzico di, io non lo nomino mai fortuna, sfortuna, però ci è mancato quel pizzico. Dobbiamo essere più bravi a velocizzare, a cambiare fronte, a non dare punti di riferimento, e qua ci si arriva con gli allenamenti e con grande applicazione. Quello, però oggi 3 centimetri, e quindi c'è l'amarezza, però bisogna 2 partite, poi io infatti me l'ero visto così la conferenza, e ho detto guarda, è difficile vincere 2 partite consecutive, però volevo dire e non lo... le 2 partite consecutive, però noi in settimana analizzeremo laddove abbiamo fatto gli errori, andiamo a rinforzare dove abbiamo fatto delle cose importanti, e come dico sempre io ai ragazzi, la testa la abbassiamo solo forse per mangiare. Grazie.